Ci risiamo di nuovo, le altcoin iniziano a fare i numeri, ragazzi. Una settimana scoppiettante, già da un po', a dire la verità, che le altcoin stanno facendo veramente faville. E se vi ricordate, il mese scorso, il fine maggio, il 29 maggio, vi avevo pubblicato un bellissimo video con il quale avevamo fatto una serie di riflessioni sulla possibilità che alcune altcoin, ragazzi, facessero faville nei confronti di Bitcoin, ed è andata abbastanza bene, ragazzi, soprattutto con il CRO di Crypto.com. Ragazzi, lo vediamo oggi nel video. CRO che detengo ancora in posizione, ragazzi, per chi ha vissuto tutte le vicissitudini della carta di Crypto.com. Ragazzi, vi lascio il link come sempre in descrizione per poter accedere al loro exchange con i vari servizi, e avete sul mio canale già tutta una serie di video che parlano di questa opportunità ampiamente sfruttata. Ragazzi, vi farò vedere oggi nel video, ma il problema della domanda di oggi che voglio trattare in questo video è questo, ragazzi. Allora, è praticamente una giornata ed un periodo delle altcoin che potrà durare nel tempo oppure no? Questa è la vera domanda. Siamo arrivati, hanno fatto, diciamo, il loro classico boom, il super pump, oppure l'alt season è alle porte. È da un po', ragazzi, che vi do un po' di dritte su questa cosa. Ho fatto diversi video sulle altcoin, non ne faccio quasi mai, lo sapete. E perché? Perché in effetti c'erano dei livelli importanti da monitorare. In un altro video tempo fa avevo parlato anche di un grafico che era la total cap relativa alle altcoin, quindi esclusi Bitcoin, che aveva un livello da monitorare, e ragazzi, oggi questo livello è stato toccato. Andiamo a vedere quindi una serie di grafici e capire se questa alt season per metà, ragazzi, perché vedremo che non è una vera alt season perché non riguarda tutte le altcoin indistintamente, ma le migliori, quelle che effettivamente stanno avendo in questo momento un atteggiamento migliore, per sempre il solito discorso dell'adozione, probabilmente quelle legate ad alcuni servizi, alcuni settori che sono di facile adozione nell'immediato, ragazzi. Poi dureranno, non dureranno, bisognerà vedere. Ci spostiamo sui grafici, facciamo un recap di quella che è la situazione. Vi mostro questo grafico della total cap escluso Bitcoin, perché lo dobbiamo guardare insieme e dobbiamo andare a capire quanta possibilità c'è per questa trend delle altcoin più importanti di poter continuare anche nei prossimi giorni. Spostiamoci sui grafici. Dico, ragazzi, perché non lo dico già da un paio di video, ma chi prima di spostarsi sui grafici, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e il pollice in su, ragazzi, perché ci servono per algoritmo YouTube. So che si muore di caldo ed è giusto dare un contributo doppio, ragazzi, a chi come noi sta davanti alla camera, questi fari tutti chiusi per non farvi sentire i rumori dell'esterno e si muore di caldo. Allora, ragazzi, questa è la market capitalization di Bitcoin contro il mondo, quindi la market cap del mercato cripto in realtà. Come vedete, in realtà negli scorsi giorni non è cambiata tantissimo. Perché, ragazzi? Perché la market cap è molto legata a Bitcoin, e Bitcoin grandi numeri, la verità, non ne ha fatti. Oggi ha tentato un super pump, ma poi ci sono questi due livelli importantissimi di resistenza, che sono 9500-9800, che vi ho indicato lunedì nel classico video dell'analisi di Bitcoin, e non li ha superati, ragazzi. Quindi al momento non è cambiato niente su Bitcoin, e la market cap lo evidenzia. Ma se invece andiamo a vedere quella che vi ho detto, cioè la market cap senza Bitcoin, ragazzi, vediamo che il mio livello che vi avevo indicato tempo addietro, qualche mesetto fa circa, è stato rotto. Probabilmente sarà rotto nella giornata di oggi, perché vedete qui era stato toccato, però poi era ritornato indietro. Ma in generale vedete che la market cap delle altcoin ha un bellissimo trend positivo, anche se non è pronunciato, ragazzi. Quindi non è una vera alt season in realtà questa, perché è una alt season settoriale, cioè riguarda solo alcune altcoin, quelle collegate a determinati settori. Ma prima di andare a passare in rassegna quelle 5 altcoin che vi avevo detto nel mio precedente video, quello di giugno del 29 maggio, scusate, quindi fine maggio 2020, andiamo a capire
capire anche la pericolosità della situazione. Allora, è anche vero, ragazzi, che le altcoin, vedete, stanno dando segnali di forza, però è anche vero che abbiamo, da un punto di vista di analisi tecnica, quindi analisi del mercato, ragazzi, più che tecnica, perché qui non dobbiamo andare a fare trading, quindi non usiamo queste informazioni per fare trading sulle altcoin, le usiamo per avere un'idea generale di quello che è questo mercato, di quello che è questo momento di mercato. Quindi non dovete considerare questi livelli come trading, bensì un'analisi macroeconomica di quello che è il mercato cripto senza Bitcoin. Quindi se può o meno continuare questa fase. Vedete che lo scoglio oggettivo c'è e lo abbiamo qui davanti, lo potete già vedere, cioè il superamento di questa trend line ribassista, che ragazzi tiene il mercato altcoin sotto da un po' di tempo. Parliamo di circa un anno, ragazzi. Qui eravamo a giugno 2019, qui eravamo a febbraio 2020 e qui siamo di nuovo a toccarlo a luglio 2020. Allora, ce la faranno o meno le altcoin a rompere questo livello, a fare questo break? Perché poi, a parte il break di questo canale discendente, c'è un livello importante che è questo qui, ragazzi, vedete? Quindi 116 billion dollar, che sono 116 miliardi di capitalizzazione per le altcoin senza Bitcoin. Se il mercato altcoin si porterà al di sopra di questo livello prima e poi quest'altro livello, allora avrà indicato una, non dico una bull run, ragazzi, ma sicuramente la possibilità di assistere a qualcosa di grosso ci sarà. Già però il break di questo mio livello di allerta, questa linea viola, ragazzi, che avevo già segnato, vi avevo indicato in qualche video, un po' il pepe ce lo mette, perché in realtà sta già indicando che la forza del mercato cripto, soprattutto visto il fatto che Bitcoin non spinge, ragazzi, quindi in realtà è una forza settoriale di alcune altcoin, ci dà anche una grande idea di quello che è e potrebbe essere questo mercato nel futuro. Quindi, a dire la verità, il posizionamento dei nostri investimenti sulle altcoin dovrebbe essere già avvenuto, perché ne abbiamo parlato tempo addietro. Vi ho fatto vedere anche come decido io l'asset allocation fra Bitcoin e altcoin in un video dove vi riportavo come dividere i vostri capitali in base a quale indicatore. Ragazzi, trovate tutto nella playlist Investire in Bitcoin, vedo se riesco a mettervela nella descrizione di questo video, però ragazzi, ok, questo tipo di grafico ci dà un'idea generale di quello che è il settore. Ancora non siamo fuori dai rischi, ma il settore sta dimostrando un po' di forza, quindi l'alt season potrebbe essere alle porte. Se Bitcoin farà magari dei pump importanti, magari rompendo i suoi livelli di 9.500-9.800, beh ragazzi, secondo me le altcoin seguiranno e seguiranno anche di brutto, quindi sicuramente potremmo avere un'estate particolare anche per i mercati cripto. Quindi vedremo un po' nei prossimi giorni quello che succederà. Tra le altre cose, ragazzi, volevo farvi vedere un grafico nuovo, una cosa nuova. Allora, ragazzi, questo è il mio nuovo sistema trading system. Ho chiamato In the Week perché è un trading system su base settimanale che fa altcoin verso Bitcoin. Ragazzi, questo l'abbiamo dato in Academy, nella mia Trading on Academy. Trovate il link in descrizione. Chi di voi volesse registrarsi e entrare nella mia community premium, dove facciamo trading di continuo, abbiamo i segnali, abbiamo la formazione, abbiamo mille cose diverse da questa settimana, abbiamo anche l'asset allocation di portafogli. Insomma, ragazzi, c'è un bel po' di trippa per gatti nell'Academy. Negli ultimi periodi si sta modificando tutta la nostra struttura. Questo sistema ho fatto appena in tempo a darlo, ragazzi, sabato mi pare, e niente, abbiamo questi segnali in questo momento operativi. In Academy li stiamo seguendo proprio perché, ragazzi, avevo visto questa possibilità che il mercato altcoin iniziasse a dare un po' di segnali di profitto, e quindi avevo sviluppato un trading system nuovo di ingresso long ma anche short sul contro Bitcoin, proprio per accumulare Bitcoin. Ragazzi, vedete che insomma 4 sono andate già in tech, adesso non ho visto nelle ultime ore, devo essere
essere sincero, non so se qualcosa è cambiato dai prezzi che vedete, ma questo per farvi capire anche come non solo parliamo qui sul YouTube di queste cose, ma poi io ragazzi le metto proprio in pratica in Academy, facciamo anche operazioni di trading su queste cose, perché quando vedo possibilità di profitto, ovviamente sviluppo anche strategie che siano in grado di poter trarre i profitti. Allora andiamo a guardare poi per concludere il video un altro grafico molto importante che volevo farvi vedere, la dominance di Bitcoin, ragazzi, e chiudiamo così oggi. Allora ragazzi, guardate un po' la dominance di Bitcoin, che cosa sta facendo. Allora io lo so che dite, ok, le altcoin sono VET ha fatto l'ira di Dio, a proposito, guardiamola ragazzi, giusto per farvi capire come è imponente un'accelerazione del mercato cripto. Allora, questo è VET contro Bitcoin, non è neanche contro dollaro. Contro dollaro è ancora più ripido, ma vedete, insomma, ragazzi, come l'ascensore, quello che chiamiamo, sale, sale, sale. Però attenzione, poi le solite bolle che si generano in questo mercato. Andiamo a riguardare la nostra dominance, che scende al 64% di Bitcoin, ma non è ai minimi, ragazzi, degli ultimi mesi, perché ai minimi era a febbraio e l'abbiamo visto nel grafico contrario. L'abbiamo visto che febbraio era più alto dell'attuale livello. Tra le altre cose, sembrerebbe aver disegnato una fase ciclica abbastanza rilevante, perché vediamo la classica M delle fasi cicliche, per cui ragazzi, potrebbe anche essere arrivato il momento per Bitcoin di dare segnali di vita. Sì, perché ragazzi, se guardiamo anche l'analisi macro da un punto di vista di dominance, vediamo anche una configurazione di struttura abbastanza famosa, ragazzi. Mancava questa altra gambetta, ne avevamo parlato un po' di tempo fa. Attualmente Bitcoin soffre contro le altcoin, non del tutto, solo contro quelle che hanno performato molto bene, quindi non contro l'intero settore altcoin. Questo ci dà un'informazione importantissima. Intanto Bitcoin da qui potrebbe ricominciare ad alzare la testa, quindi attenzione a break, soprattutto perché questa fase è accompagnata anche da scadenze cicliche di cui vi ho parlato lunedì. E poi un'altra informazione importante che otteniamo da questi dati messi insieme è quella che il mercato criptovalute sta affrontando un momento di specializzazione, quindi direi stock picking se fossimo nel mercato hold, ragazzi, ma in questo caso è alt picking. Ok, allora si sta indirizzando l'attenzione verso quelli che erano i progetti più validi, che possono avere applicazione immediata, ragazzi, immediata e veloce, subito. E faccio riferimento, per esempio, al progetto di Crypto.com che abbiamo valutato insieme, ragazzi, nelle scorse settimane. Allora vi faccio vedere, questo è il progetto di Crypto.com. Vedete, ragazzi, allora qui in questo periodo io vi avevo dato il mio video dove indicavo l'ingresso in questa cripto, e dove io stesso ho fatto l'ingresso, che l'ho fatto vedere anche sul mercato. Guardate il livello di profitto a cui siamo arrivati in questo momento contro Bitcoin, ragazzi, non contro USD. Contro USD è di più, siamo al 75%, abbiamo raddoppiato quasi i Bitcoin che ho messo in investimento qui. Avevo fatto anche Link, avevamo fatto XTZ, poi BNB ed Ethereum, ragazzi, sono tutti in gain tranne XTZ, ma ne parliamo magari in un altro video. Però per farvi capire perché le cripto come CRO stanno andando, ragazzi, perché sono di immediato utilizzo, e l'adoption di questi progetti, magari un po' più per mass, perché ovviamente Crypto.com si rivolge più alla massa in questo momento, perché è un progetto utilizzabile già da tutti, il cashback con la carta, insomma tutto quello che riguarda questo ecosistema, ne abbiamo parlato più volte nei vari video. Allora, questi sono progetti che vi fanno capire che se il settore cripto si affaccia poco poco all'adoption nel mondo reale, questi sono i numeri che fa, ragazzi, ok? E bisogna considerarlo. Le altre cripto che insomma hanno preso molta forza, ragazzi, sono quelle relative magari alle reti, ai network. C'è Chainlink che è andata benissimo, Ethereum, perché su Ethereum si basa la DeFi in generale, un po' in questo momento, diciamo, Ethereum è la cripto sicuramente più rilevante, ha dato una nuova vita, insomma.
Ragazzi, questi sono i progetti che sono un po' più a livello informatico, quindi a livello un po' un gradino poco poco sotto, e stanno sviluppando un sistema, ecco, diciamo così. Nel momento in cui il sistema si evolve ed esce fuori qualcosa che può essere poi utilizzato più velocemente, più facilmente nel mondo reale, questi sono i numeri, ragazzi. Questo è quello che sta succedendo in questo momento. Quindi i capitali si stanno spostando su quelli che sono i progetti di più facile adoption in maniera più veloce, quindi in maniera più immediata. Ovviamente sono sempre delle scommesse, ragazzi, perché nei mercati tecnologici quello che si fa si scommette su queste eventuali possibilità. Poi se avvengono, ben venga, ragazzi, altrimenti chi fa l'investitore ha le mani in pasta dappertutto, quindi certamente non va a guardare un investimento su una altcoin, ci mancherebbe, insomma, soprattutto questo è un settore che va diversificato notevolmente. Bene, allora per oggi è tutto, ragazzi. Noi ci rivediamo con il prossimo video, ma fatemi sapere nei commenti quello che pensate voi sulle altcoin e questa fase continuerà, non continuerà, quali saranno quelle che secondo voi continueranno ad andare su. Abbiamo visto che CRO non demorde e quindi io ancora ho questa cripto, sono ancora dentro LINK e BNB, ovviamente come sempre, e qualcosina su Ethereum, le altre poca roba. Ma ragazzi, voi cosa avete in portafoglio e soprattutto le tenete? State facendo investimento o trading? Fatemi sapere. Ciao a tutti.